Furto alla nuova servigomme, rubate due auto esposte all'interno dell'officina, in azione tre uomini ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. A Pesaro, aperitivo dei No Green Pass in Piazza del Popolo, cibi e bevande da sport per contrastare l'obbligo del lasciapassare richiesto per accedere a bar e ristoranti. Progetti incompiuti e fondi pubblici persi, la Lega chiede al sindaco Seri di revocare le deleghe. L'assessore Cristian Fanesi, definito inadempiente e inadeguato per il partito, la barca sta affondando e a farne le spese sono i cittadini. La storia di Fano sulle pensiline dei bus della città, ecco i pannelli multimediali degli studenti del Polo 3 con un QR code per l'accesso a video elaborati e una mappa interattiva delle postazioni presenti sul territorio. Scritte offensive allo stadio Mancini contro il presidente dell'Alma Juventus Fano, Russo annuncia il suo disimpegno dalla società, ora basta, mi arrendo. Tra poco, dopo il telegiornale, torna in diretta Primo Cittadino, ospite il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzzi. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In apertura del nostro telegiornale, il furto messo a segno ieri sera alla nuova servigomme a Fano. Dalle immagini delle telecamere, ora al vaglio dei carabinieri, si vedono tre uomini in azione. Due di loro sono scappati direttamente a bordo delle moto appena rubate. Sono arrivati alle 22.05 a bordo di un Audi, tre uomini entrati in azione domenica sera alla nuova servigomme in via Fragheto, nella zona dell'ex zuccherificio a Fano. I malviventi hanno prima aperto il cancellino, poi hanno spaccato l'inferriata a protezione del negozio ed infine hanno forzato la porta d'ingresso. Tra gli attrezzi utilizzati c'è questo piccone, ritrovato stamattina poco distante. A quel punto è scattato l'allarme collegato con la vigilanza privata, ma i ladri nel giro di circa 10-15 minuti sono riusciti a mettere a segno il colpo. Nel loro mirino, infatti, c'erano soltanto le due moto posizionate qui davanti, giusto il tempo di cercare le chiavi e di ripartire. Sono usciti dal portone che dà sullo stesso parcheggio e poi sono scappati a tutto gas a bordo dei due mezzi appena rubati. Il titolare, Eugenio Persanti, è stato avvertito dagli agenti della Vigilar che si sono subito recati sul posto, ma dei tre non c'era già più traccia, se non quella lasciata sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ora al vaglio degli inquirenti. Era una Ducati, un Monster, abbastanza nuova, di 3 anni. È una moto da cross nuova, cioè una moto, ecco, una targata e una non targata. Però il fondo cassa non l'hanno toccato? No, i soldi non l'hanno toccato. E sinceramente dal volto sembra sì che hanno tipo dei berretti, qualcosa che non si riesce bene a capire. E anche perché di notte sì, ci sono le telecamere, però non è che, cioè, è illuminato ma fino a un certo punto. E comunque si vede due persone che corrono e poi si vedono le moto che partono e vanno verso, diciamo, verso l'autostrada. Ha già sporto denuncia? Sì, sono stato già dai carabinieri e devo ripassare per altri documenti che mi hanno chiesto. Questo furto, ci ha raccontato il titolare, è il terzo messo a segno negli ultimi 15 anni. Nei precedenti furti invece che cosa era successo? Beh, la prima volta ci avevano portato via tutte le gomme, è stato un furto molto più importante, sinceramente, avevano sfondato i muri, avevano fatto un lavoro grosso. Dopo un po' di anni ci hanno rubato la cassa, si sono scesi praticamente hanno fatto un buco sopra dal tetto. Se dovesse invece quantificare questo colpo? Il valore, allora, la moto da cross era sui 5.000 euro, la moto da strada dovrebbe essere sui 12.000-13.000 euro. Più i danni alla struttura? Sì, poi i portoni, le altre cose che hanno rotto. Quindi probabilmente soltanto le moto erano il loro obiettivo, da quanto tempo le aveva qua? Le moto erano qui da un paio di giorni, e poi avevamo tolto anche le chiavi, però le hanno trovate e poi sono andati via, perché sicuramente era mirato il furto per le due moto, perché non hanno toccato nient'altro, per cui solo quelle. Potrebbe essere qualcuno che è già stato qua dentro? Sicuramente. In questi giorni ha visto le moto e poi ha considerato, ecco, il tutto. Da oggi le Marche sono di nuovo in zona arancione dopo l'attacco del vicepresidente Mirko Carloni, che lo ha definito uno schiaffo ai marchigiani con possibili danni e ripercussioni sull'economia. Forte perplessità è stata espressa dal governatore Francesco Acquaroli, non tanto per il passaggio di colore ma per l'approccio alla fase che stiamo vivendo. Quasi sempre, ha scritto il presidente su Facebook, seppure non in linea con gli indirizzi del governo, ho tenuto un atteggiamento collaborativo, riconoscendo anche la complessità della gestione della pandemia. Ma ora la gente è
stanca, disorientata, perplessa e sfiduciata anche dall'enorme massa di prescrizioni burocratiche che cambiano di continuo. Oggi le restrizioni sono percepite come un accanimento ideologico, ingiustificato e dannoso. L'impatto sociale ed economico è fortissimo. Oggi la percezione è diversa nei pronto soccorso, nelle terapie intensive e anche nelle strutture ospedaliere. Non voglio dire che tutto è passato, ha precisato Acquaroli, ma la situazione è completamente diversa rispetto alle prime tre ondate. Dal governo ci aspettiamo semplificazione e comprensione, e se davvero ancora le restrizioni servono, allora occorre aiutare le imprese, altrimenti facciamole lavorare. E alla vigilia del rientro delle Marche in zona arancione, il popolo di No Green Pass si è dato appuntamento in Piazza del Popolo a Pesaro per un aperitivo intorno alla fontana. Senza striscioni o slogan, circa 200 persone si sono incontrate alle ore 17 nel cuore del centro storico. Giovani e adulti hanno portato da casa cibi e bevande per manifestare in modo pacifico il dissenso contro l'obbligo del certificato verde, richiesto ancora oggi per accedere a bar e ristoranti, nonostante continui a migliorare l'andamento della pandemia. Ed ora la politica, con la Lega che ha deciso di presentare una mozione per chiedere al sindaco Seri di revocare la fiducia all'assessore Cristian Fanesi per, dicono, le gravi responsabilità e ritirare immediatamente le deleghe. Tra le accuse, quelle di aver perso fondi importanti per la realizzazione delle scogliere messi a disposizione dalla Regione e di non aver presentato il PRG atteso da anni dalla città. E il fatto che le elezioni regionali... La Lega Fano scende in campo con una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore e vice sindaco Cristian Fanesi. Durante una conferenza stampa tenuta in modalità online, gli esponenti locali e regionali del partito hanno illustrato le gravi carenze emerse in questi ultimi anni, in particolare da parte dell'assessorato all'urbanistica. Diverse le questioni contestate, dall'impianto di sollevamento delle acque meteoriche in piazza Lamendola, che non è ancora entrato in funzione dopo oltre 1180 giorni dall'inizio dei lavori, all'adozione del nuovo PRG prevista entro il 2020, ma che invece non ha visto ancora l'avvio dell'iter procedurale. La Lega punta il dito anche contro le inadempienze legate allo stadio Mancini, che hanno provocato l'esclusione dell'Alma dal campionato di Serie C, e il progetto definitivo dell'interquartieri, cioè la variante di Gimarra, per la quale non ci sarebbero nemmeno i dati per far partire un dibattito adeguato, con il rischio di perdere 20 milioni di euro come previsto dal protocollo d'intesa con la Regione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la mancata partecipazione al bando regionale, grazie al quale il Comune avrebbe potuto reperire finanziamenti fondamentali per le scogliere di Sassonia, ma anche qui, a detta del partito, Fanesi non è stato capace di cogliere l'opportunità nei tempi e nei modi previsti, perché il suo assessorato non ha inviato correttamente una PEC. Questa decisione è stata presa in questo momento in cui la maggioranza è spaccata e in cui praticamente lo stesso partito di appartenenza dell'assessore Fanesi lo ha sfiduciato. Noi ci aspettavamo che il sindaco prendesse le dovute decisioni, e cioè che accettasse questo cambiamento, perché l'assessorato di Fanesi in questi 2 anni e mezzo non è stato all'altezza dei compiti che doveva svolgere. Ci sono delle opere che sono rimaste incompiute, che sono ancora in attesa, ed è inaccettabile che ancora non siano state concluse. Se il passato prefigura il futuro, non siamo messi bene, ha proseguito Scopellitti. Non possiamo assistere a questo immobilismo. Come si fa ad essere così inadempienti e inadeguati su 5 punti così importanti? Ha chiesto invece l'onorevole Mauro Lucentini, commissario provinciale della Lega. Come quando in una squadra che non funziona e si prendono gol in continuazione si manda via l'allenatore, ha detto. Nell'assessorato si cambia l'assessore, in questo caso Fanesi, che per Lucentini dovrebbe dimettersi prima della votazione della mozione. I dati sono inequivocabili, ha poi aggiunto il consigliere comunale Gianluca Ilari. La città negli ultimi anni non è proprio stata amministrata e questo può portare un danno economico e di immagine. Abbiamo delle sfide importanti da affrontare, ha concluso Luca Serfilippi, e in un momento storico come questo ci devono essere le persone giuste al posto giusto. La barca sta affondando, ha affermato il consigliere regionale e comunale, e a farne le spese sono i cittadini, che non si meritano un'aggiunta litigiosa e senza un'idea concreta di sviluppo della città. Quindi speriamo che questa mozione venga accolta, e soprattutto vogliamo ribadire il fatto che come opposizione noi pensiamo che sia più importante pensare al bene e all'interesse dei cittadini piuttosto che al mantenimento dello status quo, della spartizione delle portone e del potere.
E la replica di Fanesi non si è fatta attendere. Davvero curioso, ha dichiarato l'assessore, come la Lega chieda un mio passo indietro ponendo temi che poco hanno a che fare con la mia azione amministrativa. Curioso è anche la tempistica di questo attacco nei miei confronti. Resto convinto, ha aggiunto Fanesi, che la nostra comunità ha bisogno di confermare la guida della città al centro-sinistra, componendo in futuro un campo largo, civico, progressista e riformista, con una chiara proposta di interventi libera e al di fuori dei giochi di potere. Questa maggioranza non può essere ostaggio di nessuno e questi sono tentativi di bassa lega. E d'altra parte il PD di Fano ha espresso solidarietà, confermando invece la fiducia all'assessore Cristian Fanesi, vittima, si legge in una nota del partito, di un pesante e mirato attacco da parte della Lega. Col sindaco abbiamo sempre chiesto di confermare l'impegno dei tre rappresentanti del PD in giunta, Fanesi, Cucchiarini e Tinti. Non sono ancora stati ufficializzati invece i dati dell'analisi eseguita a Rosciano di Fano per indagare sull'impatto ambientale collegato all'incendio divampato sabato scorso nell'azienda Tartufi Edilizie. A scatenare le fiamme un cortocircuito sul tetto coibentato della struttura, dove un tecnico stava eseguendo dei lavori di riparazione. Il rogo era stato spento con non poche difficoltà dai pompieri di Fano e Pesaro con il supporto dei colleghi di Ancona e Urbino. Nessuno era rimasto ferito, ma sono ingenti i danni provocati alla copertura. A causa dell'alta e densa colonna di fumo nero, in modo precauzionale l'ufficio ambiente aveva allertato l'ARPAM. Erano stati installati due campionatori a fiale all'esterno della ditta, uno attivo per 3 ore e l'altro per 24 ore. Le analisi sono a cura del laboratorio di Ascoli Piceno e nei prossimi giorni verranno resi noti gli esiti. Sono più di 60 invece gli interventi che i vigili del fuoco hanno effettuato dalla notte scorsa a causa del forte vento che ha interessato le Marche. La zona collinare interna del Pesarese è stata quella più colpita con 30 interventi, 15 nel Maceratese e 10 ad Ancona. Le richieste sono state per rame o alberi caduti in strada. A Tolentino i pompieri hanno rimosso un tavolo che il vento aveva scaraventato su un albero ad un'altezza di circa 10 metri. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta, sul posto anche la polizia locale. Cambiamo argomento, altre 11 pensiline del trasporto pubblico locale si sono arricchite con i progetti grafici del Polo 3 di Fano. Nei pannelli multimediali sui quali è presente un QR code, gli studenti hanno raccontato una nuova declinazione dell'attesa collegata alla storia della città. Il servizio è stato curato da Filippo Pucci. Si chiama L'attesa ed è il lavoro ideato dai ragazzi dell'Istituto del Polo 3 di Fano insieme alla collaborazione del Comune, Ami Trasporti e Avip Italia. Il progetto vede come obiettivo l'abbellimento delle pensiline dell'autobus dislocate su tutta l'area della città. I primi manifesti sono stati installati già la scorsa estate in zona mare e in queste settimane lungo le vie vicino al centro, fino ad arrivare in un secondo momento anche alla periferia. Hanno lavorato l'Istituto Tecnico Seneca e l'Istituto del Polo 3, insomma il professionale web community, e gli studenti hanno lavorato su aspetti della città di Fano, non solo aspetti architettonici ma anche personaggi e anche elementi, insomma, che caratterizzano la nostra città, cercando di ridare con la loro creatività, restituire immagini appunto della nostra città. Un coinvolgimento degli studenti non solo attraverso l'immagine ma anche tramite il video. Infatti tutti i manifesti sono muniti di un QR code, ovvero un codice identificativo che, se ripreso con la fotocamera di un cellulare, aprirà automaticamente una pagina con filmati, approfondimenti, spiegazioni del progetto insieme a tutti i lavori svolti dai ragazzi. Entusiasti come anche motivati gli alunni che hanno partecipato. Ho voluto rappresentare una parte caratteristica di Fano, che è il pincio, farla diventare una clessidra in modo da dare quest'idea di tempo che scorre in mezzo a Fano, che è quello che è il posto in cui ci troviamo. È stato interessante molto vedere il bozzetto partire dal disegno iniziale, e vederlo qui è veramente un traguardo per noi studenti che studiamo per questo tipo di lavoro, e darcene questa possibilità e vederlo fatto
è veramente molto, molto interessante, molto bello. Sono molto contento di questa cosa perché comunque mi sono impegnato molto nella realizzazione appunto del progetto e come penso anche tutti i ragazzi che hanno partecipato. E appunto ci era stato chiesto comunque di fare una ricerca su un aspetto di Fano che ci piaceva. Ci è servito per conoscere comunque il territorio. Sono molto contento comunque di come è venuto fuori il lavoro, perché comunque tutte le persone che abitano a Fano, anche i ragazzi, i miei amici, vedranno per sempre questi disegni. Io mi sono divertita molto, è stata per me molto motivante e infatti secondo me la motivazione per gli studenti è molto importante perché ci spinge a dare sempre di più e vorrei ringraziare infatti per averci offerto questa opportunità. Nei lavori possiamo già trovare il porto, il mare, il Lisippo, passando per la Moretta, il Carnevale e le bellezze della nostra città. Il progetto delle pensiline è sicuramente un progetto multidisciplinare proprio perché va a toccare più tematiche. Parte da un'idea che viene realizzata attraverso la professionalità dei nostri giovani, ma che guarda anche al futuro nell'uso della tecnologia, perché appunto all'interno di ogni pensilina, oltre che valorizzare quello che è il tema dell'attesa, perché è proprio nello spazio in cui si sta ad aspettare un qualcosa, ma l'attesa in senso molto generale. Grazie appunto all'idea dei ragazzi, loro sono riusciti a declinarla in più aspetti, in più forme. Per questa attività ringrazio sicuramente l'istituto che si è messo a disposizione, ma anche AMI, che appunto ha messo a disposizione tutte le pensiline e si è occupato della stampa grafica, che ci dimostra che quando la città vuole crescere lo si fa sempre insieme. Cari tifosi dell'Alma Juventus Fano, mi arrendo, inizia così il post pubblicato sulla pagina Facebook della società da Mario Alessandro Russo, dopo le scritte offensive di contenuto razzista, tra cui Terrone torna a casa, apparse ieri allo stadio Mancini. Spesso ho dovuto sentire il coro che meritate di più, ha spiegato Russo, credo sinceramente che avrei meritato anch'io di più, sicuramente più rispetto personale e per i sacrifici economici e non solo che stavo investendo in questa avventura. Ho aspettato invano per tutto il girone di andata uno sponsor degno di questo nome prima di decidermi a stampare sulle nuove maglie i loghi delle mie attività che fino ad ora sono le uniche che mi hanno aiutato in questa iniziativa e sottolineo pur non avendo alcun interesse sul territorio. Abbiamo fatto fronte a un mare di problemi in solitudine col vento della città in faccia, ma ora basta, mi arrendo, ha proseguito. Vi consegno la squadra, fatevi avanti e da domani iniziate a onorare le scadenze di questa stagione e delle scorse perché io non lo farò più. Da domani rimarrà solo chi vorrà contribuire a finire la stagione e vi ringrazio per avermi fatto definitivamente capire, ha concluso Russo, che Fano non è il mio posto, firmato l'ex presidente. E adesso apriamo l'album di Fano TV perché questa sera facciamo gli auguri a Giuliano Fiacconi e Marisa Francolini che nei giorni scorsi hanno festeggiato 55 anni di matrimonio, nozze di smeraldo per questa coppia residente a Fano. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi una nuova puntata di Primo Cittadino. L'ospite di questa sera è il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzzi. Dunque ci vediamo tra poco.